sì, rispetto al precampionato oggi abbiamo fatto una partita probabilmente sotto il profilo del gioco, anzi sicuramente sotto il profilo del gioco, meno positiva. Di buono c'è che comunque non abbiamo rischiato quasi niente e abbiamo comunque, nonostante non abbiamo giocato una buona gara, creato 3-4 palle gol nitide oltre il gol, per cui ci teniamo il risultato, che sicuramente è un aspetto che da oggi contava in maniera importante, però sicuramente dal punto di vista del gioco dobbiamo ritirare su un pochino le maniche, rilavorare meglio e soprattutto riapplicarci meglio. Troppo tempo la squadra avversaria ha avuto il pallino del gioco, soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Paradossalmente abbiamo giocato bene fino a un buon approccio, bene fino al gol, e poi il gol, che doveva essere un po' la cosa più difficile da fare all'inizio, appena l'abbiamo fatto invece ci ha un pochino bloccati e non siamo riusciti a essere così fluidi, così lucidi come siamo stati in qualche partita del precampionato. Ecco, due note flash sull'autore del gol, Francioni, che nonostante le condizioni fisiche precarie comunque ha fatto il suo dovere, cioè andare a segno, e Vazzana, questo nuovo ragazzo che è arrivato proprio in settimana dalla primavera del Siena. Ah sì, Emanuele è un ragazzo generosissimo, insomma ha avuto un virus intestinale abbastanza pesante, era anche qualche linea di febbre, era sicuramente in condizioni molto molto precarie, però per noi è un giocatore determinante, utilissimo, importante, fondamentale, perché giocando con questo modulo qua noi abbiamo bisogno di appoggiarci sulla sua fisicità, che possa permettere poi agli altri giocatori di qualità e veloci che abbiamo di poter poi esprimere la loro fantasia giocando fronte alla porta. Ripeto, lui per noi è molto importante, oggi averlo avuto un po' a mezzo servizio sicuramente ci ha un pizzico penalizzati, abbiamo subito dovuto bruciare un cambio con il taglio a Matarazzi, quindi abbiamo avuto un po' di cosettine che ci hanno messo in difficoltà. Per quanto riguarda Leonardo, Vazzana è un giocatore interessantissimo, insomma, che sicuramente ci darà una bella mano a qualità, a scuola, perché viene dal settore giovanile importante, ha grande soprattutto voglia di fare bene, di mettersi in discussione in una piazza importante come la nostra, per cui ancora è sicuramente indietro di condizione anche lui, però ha tutto il tempo per lavorare bene, già alla mezz'ora di oggi insomma si è visto, si sono intraviste le sue qualità. Emanuele Francioni, esordio con gol, anche se in Coppa Italia, comunque subito tre punti importanti per il Gualdo. Come hai visto questa partita? Come stai tu fisicamente? Poi in generale come giudichi questa squadra? Io fisicamente non sto un granché, perché ho avuto due giorni che ho avuto qualche problema di salute con un attacco influenzale, però la squadra l'ho vista bene, anche se oggi magari abbiamo faticato un po' a giocare, però ha tenuto botta, ha tenuto duro, quindi è squadra anche sotto quel punto di vista. L'importante era vincere e l'abbiamo fatto, e tre punti in cascina, no? Ecco, davanti in coppia con i fratelli Bellucci, che diciamo sulle fasce danno un po' fastidio e creano soprattutto spazi per te, e tu li crei anche a loro. No, mi ci trovo molto molto bene, sono un po' simili, infatti qualche volta mi risbaglio anche, però va bene così, sono due ottimi giocatori. Paolo lo conosco da quando sono piccolo, che ci ho giocato contro un miliardo di volte, è un piacere giocarci insieme, ma con tutta la squadra devo dire che me ne sto trovando veramente molto molto bene e stiamo lavorando benissimo.